Ma è quanto poco devo fare e quanto mi trovo a essere in alto dal punto di vista gerarchico, Chiaro. perché il cane comunque ragiona ancora per quella che è la struttura piramidale, dove c'è uno sopra, uno così. Io consiglio di ragionare all'interno della casa attraverso quella che è la struttura piramidale. Perché? Perché nel branco ci sono delle regole che noi non siamo capaci di ottenere. E allora io dico sempre, impostate il rapporto attraverso quelle che sono le dinamiche della leadership, ovvero il cane deve riconoscere in voi l'essere leader. Perché? Che cosa vuol dire? Vuol dire che rappresentate qualcosa di positivo e io scelgo di seguire le tue iniziative, di seguire le attività che proponi. Ma perché? Perché lo scelgo io come cane. E allora a quel punto sarò sicuramente equilibrato e sarò sicuramente tranquillo. Se Ecco, iniziamo, scusa, no, se no, no, iniziamo bracci scusa. di ferro continui, come c'è all'interno di un branco, dove ci sono gerarchie e se conflitti nel quotidiano, abbiamo perso in partenza. Perché? Perché Certo. nel branco il capo branco è sempre presente. Noi andiamo a lavorare, cioè questa cosa qua bisogna che ci pensiamo, non posso arrivare a casa, sto a casa un'ora e in un'ora ristabilire tutte le situazioni che comunque non riesco a gestire nel quotidiano. Qui si dice sempre che il cane riconosca un suo riferimento specifico rispetto a una famiglia, no? Non è vero? È cambiata, nel senso che anche questa qua è una di quelle cose che venivano dette una volta, nel senso che io qua potrei risponderti tipo, guarda i bambini a scuola che cosa fanno? Con i nonni e con le maestre hanno un rapporto, con i nonni ne hanno un altro, con il Certo. discorso qual è? Che questo stava in piedi perché solitamente era sempre una persona sola che si occupava del cane. Io che cosa dico? Le attività in casa fatele tutti, poi quando si ha a che fare o si lavora con bambini non propongo le attività direttamente al bambino. Sul cane, perché? Perché andiamo a rischiare di mandare il bambino in frustrazione perché non riesce a ottenere gli stessi risultati. Allora facciamoci lavorare l'adulto. L'adulto prepara tutta una serie di cose, di dinamiche, poi dopo sostituiamo l'adulto al bambino quando il cane sa già fare le cose. E allora a questo punto, se tutti lavoriamo nello stesso modo, se tutti ci rapportiamo nella stessa maniera, è chiaro che il cane riconosce persone in maniera differente. È che solitamente questa cosa veniva fuori da un contesto dove l'unico che portava in passeggiata il cane era quello che gli dava da mangiare sempre lo stesso, allora dice, riconosce Adesso solo lui. è diverso. Tu hai fatto e fai anche tanta educazione nelle scuole, come reagiscono i ragazzi, insomma, i bambini a questi concetti diciamo di. Cioè, il mondo delle scuole è fantastico, nel senso che mi ricordo lo stesso Emanuele a scuola, ci sono andati i vigili urbani che gli hanno spiegato come fare, come guidare, appena è montato in macchina, papi, il telefono no, questo no, la cintura. Cioè, e quindi fatta a livello di gioco e fatta a livello di informazione dove vai a coinvolgere in maniera attiva i bambini, è sicuramente una cosa che ti porta avanti nella cosa. Perché poi vanno a casa e l'educazione cinofila la trasferiscono loro a casa ai genitori. Quindi se si riesce a lavorare su questa cosa si è sicuramente avanti Ti nel. faccio una domanda un po' provocatoria, un po' retorica. Il tuo mestiere lo possono fare tutti secondo te o serve una capacità particolare di entrare in Allora, empatia con il cane, l'animale? Al di fuori di quelle che sono scuole, che adesso ce ne sono infinite, di scuole che con un sacco di soldi in un anno, anni di formazione, ti danno tutte quelle che sono le competenze dal punto di vista teorico di che cosa serve. Io penso che non sia una cosa che tutti possono fare, o perlomeno lo possono fare tutti, però il risultato non è lo stesso, perché certe volte devi riuscire ad avere una certa flessibilità e una certa abilità nel riuscire a capire o scardinare quelle che sono le problematiche che ci sono in casa senza chiedere. Nel senso che cioè non puoi presentarti a casa della gente, essere invadente, chiedere un po' come quelle che sono le cose, ma da piccoli segnali, piccole cose che devi riuscire a cogliere e solitamente la gente quando ti vuole raccontare le cose te le raccontano. E quindi Certo. non penso che sia questa una capacità che possono avere Che tutti. La possono puoi avere allenare, tutti. però. Ci può essere la formazione, poi Certo. ovviamente ci sono quelle che sono predisposizioni personali. Per ultimo abbiamo tenuto così da far scorrere sotto le tue parole anche questo video dove tu spieghi com'è bene dare il cibo, uno dei gesti quotidiani, uno dei primi rapporti di fiducia che l'adopter instaura.
con il proprio cane. Come bisogna dare la pappa al nostro amico? Allora, partiamo dal presupposto che attraverso il cibo, questo è il primo legame di dipendenza che il cane ha nei confronti del latte della mamma, quindi questa, ed è una situazione che ci passa tra le mani tutti i giorni, 2-3 volte al giorno. E solitamente la gente che cosa fa? Inizia a chiedere al cane, mettiti seduto, siedi, tutta una serie di cose dove il cane alla fine si mette a sedere, ma si mette a sedere perché? Perché una serie di affronti che noi gli facciamo, tra virgolette, lo obbligano a mettersi seduto. Il lavoro che faccio io invece è diverso, io ti voglio mettere nella condizione di capire quali sono le cose che mi fanno contento, le cose che mi fanno felice. Il cane è un opportunista, ma come noi esseri umani, nel senso che fa solo le cose che lo portano ad avere un risultato. E solitamente se tu dici, guarda, mi salta addosso tutte queste cose, perché ti salta addosso? Perché probabilmente ha capito che usando le zampe su di te riesce a ottenere un riscontro. Un riscontro qual è? È il fatto di ottenere uno sguardo, una sgridata, un'attenzione. Questo è un riscontro. Sulla pappa io che cosa faccio? Dal momento che alzo la ciotola, aspetto, non parlo, il cane si metterà seduto perché dice, se mi metto seduto, dal momento che si mette seduto, io inizio ad appoggiare la ciotola per terra. Solitamente però cosa succede? Che questa è una sfida due. Però serie. Solitamente cosa succede? Che la gente, quando appoggia la ciotola per terra, il cane va sulla ciotola. Certo. Ma perché? Perché il pronti via, lo start a mangiare la pappa, viene dato non da io che gli dico puoi andare, ma dalla ciotola che si appoggia. Che si appoggia. Allora io che cosa devo fare? Devo riuscire a far capire al cane che ogni volta che la ciotola si appoggia, se il cane parte e va sulla ciotola, la ciotola si alza. A questo punto il cane inizia un processo che inizia a capire a che, non deve che non deve avventarsi sulla ciotola. Ma e quando tu quando dai il io segnale. Con la mano do questo, dopo in poco tempo si riesce a costruire questa cosa. Poi dalla ciotola si passa che ci si può mettere una pallina, si passa che ci si può mettere un bocconcino e si inizia a lavorare anche su quelli che sono gli autocontrolli e le situazioni che insegnano al cane ad aspettare, perché solitamente è tutto un pronti via e questa quindi sono cosa. Bravi, recettivi, bisogna solo sì, insegnare le cose nel modo giusto. La cosa che dico io è che comunque il cane qualcosa deve fare, o glielo fai fare tu o te lo fa fare lui, nel senso che le balle stanno in poco posto, nel senso che lui qualcosa fa e è meglio che gli diamo le informazioni noi su come. Marco, ma questa maglia, Boss Grog, cioè potevi venire in diretta soltanto con una maglia così? Sì, esatto. E allora, diciamo che è interpretabile, però riferita ai cani piccoli, solitamente dicono, capo, abbiamo un problema. Il cane piccolo perché ha un problema? Il problema del cane piccolo che solitamente sono i rompiscatole perché vengono tutelati e protetti troppo. Protetti troppo cosa vuol dire? Che dal momento che abbaio, dal momento che inizio una minima rissa, una minima discussione, viene preso in braccio e viene. Sarebbe come ogni volta che un bimbo lancia i sassi alle macchine, e esce il proprietario della macchina e dice adesso facciamo i conti, noi prendiamo il bimbo e lo portiamo via e la storia finisce lì tutte le volte, senza mai andare a chiudere quella che è una sequenza comportamentale. E nei cani piccolini solitamente succede questa cosa. Però ho trovato gente con cani piccoli, i carlin, chihuahua, così, veramente in difficoltà, perché solitamente è un cane che viene adottato, acquistato da gente che ha paura del cane grosso e allora si butta, è tipo la prima alternativa dopo il gatto e conoscenze cane zero. E tutto questo però porta a il cane piccolo comunque mentalmente strutturato come un cane grande, cioè non cambia niente, quindi questo è. È un cane. Senti, abbiamo una manciata di minuti, quindi dobbiamo correre un po'. So che domani sera c'è una serata a Castelnuovo Rangone dove tu parli proprio dei segnali che il cane ci lancia, quello che dicevi poco fa. Che appuntamento è? Allora, domani sera, cioè, tutto questo parte nell'inaugurazione, in un progetto di un'area cani che è stata fatta nel Parco Rio Gamberi a Castelnuovo. E mi era stato chiesto in che modo si potesse fare una sorta di inaugurazione. Cioè. Così io ho detto, guardate, al di fuori del taglio istituzionale, tutta questa cosa, così, perché non facciamo quella che è una serata di, tra virgolette, formazione, ma sarà una cosa molto soft, nel senso che ho preparato due video veramente carini che in realtà non dovrei dire niente, nel senso che sono così, però sui quali lavoriamo su quella che è l'interpretazione dei segnali che i cani si scambiano
dal momento che sono nell'area Cani, e tutto questo per cercare di dare alla gente una sorta di dizionario per capire sempre al meglio quello che sono la comunicazione tra i cani. Allora Marco, grazie. Marco Annovi, a voi. Educatore cinofilo, ci lasciamo con un tuo video che è uscito proprio ieri sera su YouTube e sì, che ci parla di questo appuntamento. Abbiamo parlato dei tuoi video tutorial, quindi mi sembra il modo più logico e certo, più giusto. Grazie di averci raccontato quante cose si possono migliorare nel proprio rapporto con il cane e come lo si può educare al certo, meglio. Insomma, a volte da soli, a volte chiedendo anche certo, se necessario, un aiuto a chi come te lo fa di professione, di mestiere. Grazie mille, a presto. Grazie. Guardiamo questo video. Ti aspettiamo a Castelnuovo Rangone, mercoledì 12 giugno, ore 20:30, piazzetta Turati, davanti all'Anagrafe. 8.